Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Mamma mia ragazzi, questa Inter non muore mai. Questa Inter non muore mai. Siamo ancora vivi, siamo ancora vivi. Veramente è stata una partita pazzesca ragazzi. Conte a inizio anno ha fatto togliere pazza Inter dallo stadio perché non vuole più che questa Inter sia pazza. Questa Inter sarà sempre pazza ragazzi, è nel nostro DNA. Noi siamo abituati a essere così, è il nostro DNA, siamo fatti così. Ieri sera veramente una partita proprio da pazza Inter, proprio da pazza Inter, ragazzi. Nel finale è successo di tutto. Veramente, Lukaku è da fare una statua ieri sera, ha fatto una partita strepitosa. Oltre ad Handanovic, che ragazzi, Handanovic ormai penso che quando finirà la carriera, quando finirà di giocare nell'Inter, bisogna fargli una statua, ragazzi, perché quell'uomo lì, mai una parola fuori posto, capitano dell'Inter adesso. Ci ha sempre salvato il culo in tantissime occasioni, Handanovic veramente. Devi essere santo, devono farti santo, Handanovic. Anche ieri sera ci hai salvato il culo in una maniera assurda. Parliamo, ragazzi, della partita. Nei dettagli. Il primo tempo, bisogna essere sinceri, sinceri, è stata una merda. Il primo tempo è stato una merda ieri sera, o meglio, forse è stato preparato in questo modo: far giocare lo Slavia Praga e subire il gioco dello Slavia Praga, ovvero il possesso palla. E appena si ha avuto la possibilità, il lancio lungo verso le punte, perché comunque lo Slavia Praga erano in due, in tre in difesa, accettavano l'uno contro uno quelli dello Slavia Praga. E ciò ha ripagato perché comunque abbiamo segnato il gol dell'1-0, ma al di fuori del gol dell'1-0 di Lautaro Martinez. Zero, primo tempo proprio zero. Non che Slavia Praga abbia creato molto, però sicuramente Slavia Praga ha avuto il possesso palla a suo favore e tutto nel primo tempo. Ma nel secondo tempo, ragazzi, secondo me Conte ha tirato una strigliata ai nostri ragazzi durante l'intervallo e nel secondo tempo siamo scesi in campo e ce li siamo mangiati. Ce li siamo proprio mangiati. Andavamo al doppio e questa cosa qua è da sottolineare perché con la squadra che abbiamo, con tutti questi infortuni, noi andavamo al doppio. Sì, è vero che era lo Slavia Praga, va bene, però comunque andavamo al doppio. Poi ragazzi, Lukaku veramente strepitoso. Lukaku ieri sera ha fatto una partita assurda. Per ora, quella di ieri sera di Lukaku è la miglior partita della sua stagione all'Inter. Per il momento questa è la sua miglior partita. Ma non per il gol o per i due assist, ma proprio per la prestazione, ragazzi. Per il carisma che ci ha messo. Lui lo sappiamo che è uno che gioca tanto con i compagni. E che a volte può sbagliare. Ieri sera, ragazzi, non ha sbagliato nulla. Ieri sera era proprio in serata, ragazzi. E poi c'è Lautaro Martinez, ragazzi, che affianca Lukaku. Lautaro in Champions è decisivo. Lautaro in Champions è decisivo proprio. Lukaku lo è in campionato. Lautaro Martinez lo è in Champions. E insieme, ragazzi, fanno una coppia veramente da paura. Da paura, ragazzi. Strepitosi tutti e due, ma strepitosi tutti ieri. Ieri veramente c'è da fare applausi a tutti. Borja Valero, ragazzi, che partita ha fatto Borja! Che partita ha fatto Borja Valero! Bravissimo Borja, cazzo, hai fatto una partita strepitosa. Non giocavi da tantissimo, a parte quell'errore lì che è un errore a metà perché gran parte della colpa è di Brozovic che ha fatto un passaggio molto molto lento. Tu hai aspettato il pallone da fermo, però per il resto una partita strepitosa di Borja Valero, veramente solo applausi per Borja Valero. Non mi è piaciuto tanto Vecino, ragazzi. Forse è stato condizionato dal fatto che si è fatto ammonire dopo soli 10 minuti. Probabilmente l'ha condizionato. Brozovic, lo sappiamo, ragazzi, è strepitoso. Quei palloni che sbaglia a volte possono farci male, ma Brozovic veramente è padrone del nostro centrocampo. Ieri in difesa, ragazzi, Godin. Godin, ragazzi. Godin noi l'abbiamo preso per questi tipi di partite. Per questo tipo di partite. E ieri proprio Godin non ha deluso. Ieri Godin. Tutti interventi giusti, mai, non si è quasi mai fatto saltare. A differenza un po' De Vrij ieri, un po', forse un po' meno concentrato rispetto al solito, ha causato il rigore, che poi vabbè ragazzi, cioè, dai, parliamoci chiaro, quello è rigore tutta la vita, netto, ok? Perché De Vrij va, cioè l'attaccante dello Slavia Praga va in anticipo su De Vrij, però ragazzi, cioè, facciamo gol del 2-0 e tu per togliere il gol vai a ripescare l'azione prima, vedere se è rigore o no. Boh, raga, cioè io no, non so, no, non capisco come cazzo si usa questo VAR, non capisco come viene utilizzato, come venga utilizzato. La cosa più importante è che abbiamo vinto, ragazzi. Il Barcellona ha vinto 2-0. Ciò significa che il Barcellona verrà a San Siro,
che è già matematicamente passato come prima del girone, perché anche se noi dovessimo vincere, arriveremo a 10 punti. Barcellona è 11, lo stesso vale per il Dortmund. Per cui, ragazzi, Barcellona verrà qua. Io mi auguro a far presenza fisica. Ti prego, Barcellona, ti prego, lascia in panchina i tuoi campioni, Messi, Suarez e Griezmann, tutti in panchina, ti prego, Barcellona. Fai come hai fatto l'anno scorso col Tottenham, che hai fatto giocare la primavera praticamente, ti prego. Perché il Dortmund in casa contro la Slavia Praga non è scontato, però probabilmente vincerà. Non è scontato, però probabilmente vincerà. 80.000 anime sosterranno la nostra Inter contro il Barcellona. Ora, ragazzi, ora. Accantoniamo la Champions League. La gioia è tanta, lo so, ragazzi. Bisogna accantonarla e pensare subito alla partita di domenica in casa contro la Spal. È una partita abbastanza facile, però calma, ragazzi, perché le partite vanno giocate. Le partite vanno sempre giocate e conquistate sul campo. Io, ragazzi, sono contentissimo veramente. Andate a vedere la live reaction che ieri sera, veramente, io e Ivan siamo esplosi veramente. Per chi l'ha già vista, siamo proprio al gol di Lukaku, siamo esplosi, cioè, ragazzi, proprio emozioni uniche che solo la nostra Inter dà. Solo questa squadra dà queste emozioni. Solo questa squadra può dare questo tipo di emozioni. Ragazzi, io veramente strepitosi ieri sera, Lukaku e Lautaro, veramente strepitosi. Non ho più parole per descrivere quei due lì. Cioè, 22 gol in 18 partite stagionali. 22 gol in 2 in 18 partite stagionali. Veramente strepitosi. 10 gol in campionato per Lukaku, 6 per Lautaro Martinez, 5 gol in 5 partite per Lautaro in Champions League, scusate, e un gol per Lukaku in Champions League. Però ieri sera la prestazione di Lukaku è strepitosa. Lo ripeto, ancora una volta, prestazione di Lukaku strepitosa. Abbiamo grinta. Abbiamo anima, abbiamo carattere. Questa Inter non muore mai, siamo ancora vivi. Dai ragazzi, portiamoci questa qualificazione agli ottavi, portiamocela a casa. Amala sempre, ragazzi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate like se il video vi è piaciuto. Se state godendo pure voi, fatemi vedere che state godendo pure voi per la vittoria di ieri. Noi ci rivecchiamo al live reaction di Interspal di domenica. Beh, ragazzi, amala sempre. Cazzo, ragazzi, sì, che goduria, che goduria.